Suggestiva trasferta a Vinovo per il Benevento, che torna ad affrontare la Juventus. Dopo l'esaltante successo ottenuto nel girone di andata, i giallorossi scendono in campo con il giusto atteggiamento e tengono testa ai bianconeri con una prestazione più che positiva. Dopo 6 minuti di gioco vanno vicino al vantaggio con Mincione. Il centrocampista viene lanciato da Sparandeo e da posizione defilata prova la conclusione che sfiora il palo alla sinistra di Audero. La sfida prosegue in maniera equilibrata, ma al 20° la Juventus passa in vantaggio. A gonfiare la rete è Keane con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il Benevento non si perde d'animo e al 43° impensierisce la retroguardia bianconera con una vera e propria invenzione di Crudo, che sul lato destro salta un avversario e conclude da posizione quasi impossibile. La palla prende il giusto effetto, ma Audero si oppone al meglio. Nella ripresa la Juventus preme il piede sull'acceleratore e sfiora in più di un'occasione il raddoppio. Provvidenziali due interventi di Cioce, uno al 68° e l'altro all'87°, che hanno vietato la gioia del gol all'attaccante Zekiri. Si chiude con il risultato di 1-0, il Benevento esce tra gli applausi nonostante la sconfitta e questa prestazione lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni. Ma sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita, sono contento per quello che poi è stato l'atteggiamento della squadra, il modo di porsi, il modo di affrontare soprattutto una grande squadra come la Juve, ovviamente meno per quello che è il risultato, però se dobbiamo guardare la crescita sicuramente è una prestazione che può dare una spinta morale importante alla squadra nonostante le sconfitte recenti e ci può far terminare questo campionato nella maniera più propizia. Ma sicuramente la figura di Filogamo è una figura importante in questa squadra, in questo contesto. La sua perdita noi l'abbiamo avvertita, ma non da adesso, ma anche nel finale del girone d'andata, dove stava facendo molto bene e soprattutto faceva anche gol. Sicuramente poteva essere la spalla ideale a Pinto e per scardinare le difese, magari fare spazio anche per Brignole e Crudo. È un giocatore che comunque ha delle caratteristiche che si sposavano bene con questi altri tipi di giocatori, però non l'abbiamo, andiamo avanti così, cercando di sfruttare e materializzare tanto più possibile quello che creiamo. Obiettivamente, rispetto anche alla partita in casa, abbiamo avuto molte più situazioni per fare gol a Torino che con l'Udinese stesso, dove siamo stati più presenti il primo tempo con un palo e due situazioni mezze girate di Pinto, mentre là abbiamo avuto inizialmente una situazione con un inserimento di Mincione. Dopo abbiamo avuto due punizioni dal limite pericolosissime, un calcio dal limite di Crudo dove il portiere ha fatto una bella parata, è una situazione dove secondo me Pinto poteva guadagnare molto di più o prendere rigore o far gol, il portiere è uscito in maniera importante e lì è andato allo scontro, però non abbiamo guadagnato di più. E poi anche nel secondo tempo, dove gli ultimi minuti ci sono state due palle buttate nella mischia e potevano essere, se ci fosse stato un attaccante magari con un'altra prestanza fisica e con un altro modo di buttarsi dentro con più cattiveria, forse avremmo raccolto qualcosina in più. Ha dato delle garanzie un po' tutta la squadra sotto l'aspetto della compattezza, come ti ho detto, dell'atteggiamento, hanno dato tutti quello che potevano dare e poi ovviamente tutti i reparti ne usufruiscono di questo, nel senso la difesa ha sofferto meno, il centrocampo è stato sempre nelle condizioni anche di poter giocare, di aggredire bene gli attaccanti vicini, insomma un po' tutto, quando si fanno delle buone prestazioni è sicuramente merito di tutti i reparti che riescono a condividere e soprattutto a collaborare tra loro in qualunque zona di campo. Per quello che abbiamo espresso finora noi e per quello che ho visto in questo campionato, tutte le partite hanno sempre l'insidia dietro l'angolo e il problema dell'insidia dietro l'angolo è proprio sta nell'atteggiamento di questi ragazzi, che un po' per cali di tensione, un po' perché pensano di poter vincere facile, un po' perché pensano che magari incontro delle squadre forti si possono avere alti e bassi, che sono successi anche a noi, e di conseguenza dipende molto da noi stessi affinché venga fuori una buona partita. È stata una bella sensazione, perché quando sono tornato ho rivisto tante cose così come le avevo lasciate, ed è stata anche una bella sfida perché ho avuto l'opportunità di avere la mia
soddisfazione personale. Sicuramente non possiamo rimproverarci niente perché abbiamo giocato con la Juve e quindi ci può stare che si perde. La cosa positiva è che abbiamo perso facendo una buona partita, sicuramente non meritavamo di prendere più gol e se uscivamo con un pareggio non avevamo rubato niente, però ci può stare in partite così. Ho preso palla sulla destra, mi sono accentrato e ho tirato sul palo più lontano. Dobbiamo sicuramente vincere perché sicuramente siamo più forti di loro e non dobbiamo commettere l'errore che abbiamo fatto tante volte di fare un bel risultato contro una grande squadra e poi perdere punti con squadre sicuramente più scarse. Ecco i risultati della 20ª giornata. Carpi-Ascoli 1-0, Pescara-Avellino 3-3, Cittadella-Bari 0-1, Juventus-Benevento 1-0, Provercelli-Chievo 1-1, Udinese-Empoli 1-3, Sassuolo-Torino 0-1. La classifica vede la Juventus al comando con 49 punti, segue il Chievo a 41, Empoli 40, Torino e Sassuolo 39, Udinese 29, Carpi e Bari 24, Pescara 22, Benevento 20, Provercelli e Cittadella 19, Ascoli 17. Chiude la classifica l'Avellino a quota 11. Nel prossimo turno si sfideranno Torino-Carpi, Avellino-Cittadella, Chievo-Juventus, Ascoli-Pescara, Benevento-Provercelli, Empoli-Sassuolo e Bari-Udinese. Sonora sconfitta per la Salernitana Primavera che tra le mura amiche del Volpe deve arrendersi alla Virtus Entella che si impone con un pesante 5-1. La compagine ligure, vera sorpresa di questo torneo che presenta in campo un 11 di grande qualità, passa in vantaggio dopo appena 13 minuti con Zaniolo, bravo a ribadire in rete una corta respinta di Scolavino. La Salernitana però non si perde d'animo ed inizia a macinare gioco cercando di portare qualche pericolo dalle parti dell'estremo difensore ligure. Alla mezz'ora i granatini trovano il pari grazie ad un rigore trasformato da Maione e concesso per atterramento in area di Carrafiello. Da quel momento in poi sale in cattedra l'Entella che a due minuti dalla fine del primo tempo trova il nuovo vantaggio con la doppietta personale di Zaniolo andando negli spogliatoi sul 2-1. La ripresa è un monologo di Marca Ligure, al 14esimo ci pensa Semprini a mettere la freccia all'Entella che in scioltezza 9 minuti dopo porta a 4 le segnature con puntoriere. In pieno recupero arriva il pokerissimo per l'Entella, firmato da Traversari che fissa il risultato sul definitivo 1-5. Laconico il commento del tecnico della Salernitana Savini al termine del match. Affrontavamo una squadra molto forte che è una delle finaliste di Coppa Italia e ha la seconda miglior difesa del campionato. Questo però non deve rappresentare un alibi alla prestazione incolore che abbiamo offerto. Dopo essere stati bravi a riacciuffare il pareggio siamo inspiegabilmente spariti dal campo e questo non deve accadere. Abbiamo commesso tanti errori regalando occasioni su occasioni ai nostri avversari. Secondo risultato utile consecutivo per la Primavera dell'Avellino che, dopo aver superato con il finale di 2-1 la corazzata Chievo-Verona, pareggia in trasferta a Pescara. 3-3 il risultato finale di un match scoppiettante. La cronaca della gara è il racconto di un match pirotecnico. Al quinto padroni di casa in vantaggio con Koulibaly, 14 giri di lancette più tardi. Ed ecco il raddoppio griffato del sole. La partita sembra incanalata sui binari dei locali, ma poco prima del tè caldo e De Sarlo, subentrato alla mezz'ora ad Alfano, a siglare la rete che riapre i giochi. Ci pensa poi Arcello, al secondo gol di fila in 8 giorni, a ristabilire la parità in avvio di ripresa. Ma non è finita qui. Battista permette al Pescara di riportarsi avanti, ma è Bidawi, prestato dalla prima squadra e schierato per ritrovare in tempi celeri il ritmo partita, ad inchiodare il punteggio sul 3-3. Esulta il tecnico e responsabile del settore giovanile Renato Cioffi, che, ospite domenica scorsa di 8 Channel a 0825, non ha usato giri di parole nel parlare del futuro suo e relativo al progetto del vivaio irpino, replicando così al messaggio di un telespettatore che aveva chiesto se l'ultimo posto in classifica nel girone B potesse essere determinante per un eventuale disimpegno alla fine di questa annata agonistica.
È inutile che ci nascondiamo dietro a un dito, perché i fatti li sanno tutti e quindi sono stati anche accertati, prendendo anche delle squalifiche. Io ho trovato macerie e quindi i risultati non ci stanno dando, non stiamo dando grandi risultati numerici, però chi fa calcio sa bene che ci vogliono degli anni, non solo per me, ma per chiunque faccia settore giovanile. L'anno scorso hanno lavorato in maniera, soprattutto i tecnici, hanno lavorato in maniera balorda, hanno avuto delle difficoltà enormi e quest'anno invece tutti ci apprezzano per l'organizzazione che abbiamo, per la serietà, per la credibilità che abbiamo dato finalmente a questo settore giovanile, perché l'Avellino è una società importante, una squadra importante, riconosciuta in tutta Italia. Speriamo oggi, che arriveranno i risultati anche. Oggi ci vuole del tempo, ci vuole del tempo e nei piccoli, per esempio Under 15, Under 16 stanno crescendo. Dei buoni giocatori, un giocatore Pietro Longo è stato in nazionale Under 15, Ferrat 99 è il nazionale albanese, ha finito proprio ieri le finali con l'Albania, abbiamo fatto esordire in primavera giocatori del 2002, ieri Pizzella che già c'era l'anno scorso, però è un 2001 che ieri ha giocato in primavera, ha parato pure un rigore, quindi voglio dire, stiamo mettendo in risalto giovani che possono avere una prospettiva facendo le cose fatte bene. Seconda sconfitta consecutiva per l'Under 17 del Benevento. È Spugnere, Limbriani e il Pescara con il punteggio di 2-1. Gli ospiti partono subito forte e dopo pochi secondi riescono a passare in vantaggio con Palladini. Il gol prende alla sprovvista la truppa di Landaida che nei minuti successivi prova a far girare palla, ma gli abruzzesi raddoppiano al 19° con lo stesso Palladini. Il Benevento non si perde d'animo e 9 minuti più tardi accorcia le distanze con Santarpia, autore di un tiro a giro di ottima fattura che punisce l'estremo difensore avversario. Nella ripresa i giallorossi cercano con insistenza di ottenere il pareggio, ma non riescono a capitalizzare al meglio le occasioni create. Secondo me la tensione, siamo stati troppo ingenui all'inizio e con queste squadre qua è normale che paghi a caro prezzo. All'inizio siamo entrati un po' addormentati e non ci possiamo permettere con certe squadre. Questo è un campionato importante, non possiamo dare la possibilità alla squadra avversaria di poter segnare soprattutto dall'inizio, perché poi è sempre a salire, è difficile, anche se abbiamo cercato fino alla fine è andata così, ma era giusto perdere questa partita, perché se pareggiavamo, se vincevamo alla fine io non sarei mai stato contento, perché non esiste l'atteggiamento dall'inizio non è da noi. Quanto ha influito la sconfitta di Roma in quel blackout iniziale? Non so se è influita, sicuramente è stata una bella botta negativa quella di Roma, ci siamo trovati con un gol e forse quella è stata la cosa negativa tra virgolette, però ho visto un'ottima squadra fino al primo gol loro, poi non ci siamo più stati in partita. Adesso come si riparte da questa sconfitta? È dura ripartire una sconfitta del genere, ma mo lunedì ritorniamo all'allenamento e pensiamo già, anche se abbiamo la sosta, pensiamo a lavorare, non c'è un'altra via di mezzo. Poi loro devono essere bravi a capire certe cose, perché se no commettiamo sempre gli stessi errori. Ma sono soddisfatto perché avevo visto già la partita del Benevento con la Roma e aveva fatto una gran partita, abbiamo vinto su un campo difficile. Forse siamo stati bravi a far subito gol, però poi abbiamo sofferto, da dire la verità che il Benevento ci ha messo sotto, noi ci hanno costretto a stare dietro, abbiamo fatto ripartenze. Forse potevamo chiudere la partita, però credo che alla fine sono contento, ma il risultato sia abbastanza giusto. Cosa ha detto ai ragazzi a fine partita? Ma noi è iniziato un nuovo campionato perché non ci aspettavamo di stare lì davanti, siamo cresciuti e gli ho detto che questa era la finale e forse era la partita più difficile. L'ho ringraziato perché questa non è stata la vittoria del gioco, ma è stata la vittoria del cuore, quella voluta proprio da tutta la squadra, e questo è anche un segno di crescita, perché i ragazzi devono passare anche attraverso questa crescita, che è quello di voler realizzare un obiettivo che era quello della vittoria.
Antonio, hai realizzato un gol bellissimo, però non è servito per conquistare la vittoria. Cosa è mancato alla tua squadra? Beh, abbiamo giocato bene, loro sono stati bravi a colpire subito sulle azioni. Noi, se sfruttavamo di più le palle gol, la potevamo anche vincere. Ci puoi spiegare un po' la dinamica del gol? Ho puntato l'avversario, mi ha dato l'interno, l'ho spostato e tirato. In vista della prossima partita, che aspettative avete? Cercheremo sempre di lavorare bene in settimana e proveremo a vincere. Ecco i risultati della 21esima giornata: Napoli-Avellino 6-1, Crotone-Palermo 0-2, Benevento-Pescara 1-2, Ternana-Frosinone 0-2, Ascoli-Perugia 0-2, Bari-Roma 0-2, Latina-Salernitana 2-1. La classifica vede il Palermo al comando con 53 punti, segue la Roma a 48, Pescara 34, Napoli 32, Ascoli e Ternana 31, Bari 29, Frosinone 28, Crotone 27, Salernitana e Perugia 24, Benevento 23, Latina 20. Chiude la classifica l'Avellino a quota 3. Nel prossimo turno si sfideranno Palermo-Ascoli, Pescara-Bari, Frosinone-Benevento, Roma-Crotone, Perugia-Latina, Avellino-Salernitana e Napoli-Ternana. L'Under 16 torna alla vittoria e lo fa nel migliore dei modi contro la Salernitana. I giallorossi passano in vantaggio alla mezz'ora grazie a un tiro forte e preciso realizzato da Sanogo. Nella ripresa riescono a raddoppiare con un calcio di rigore trasformato da Di Ronza. Per la truppa di Bovenzo una vittoria molto importante in chiave classifica, soprattutto perché le permette di consolidare il terzo posto e compiere un passo in avanti verso la qualificazione ai play-off. È stata una partita, diciamo, dominata. Sin dall'inizio abbiamo iniziato la partita con molta aggressività e abbiamo tenuto, diciamo, per tutto il tempo il pallino del gioco. Siamo andati molto vicini al gol, almeno in 5 occasioni, un paio nitide. Poi, dopo aver trovato il gol, abbiamo preso ancora più fiducia e l'abbiamo portato in porta fino alla fine. Il secondo tempo è iniziato diciamo, sulle stesse orme del primo, e poteva finire anche con un attivo migliore. Però quello che ho visto è soprattutto l'atteggiamento. In un momento non facile, i ragazzi stavano attraversando un periodo un po' di flessione, soprattutto a livello mentale. E quindi il risultato sotto questo punto di vista è come se valesse doppio. Guarda, ma questo problema ce lo stiamo facendo più noi sul fatto di questo obiettivo. Questo non è stato mai un obiettivo, non è stato mai un'ossessione. Diciamo che i ragazzi vogliono vivere questo sogno, quindi è una, come ho detto e come ho scritto, non si può aver paura di un sogno, non si può avere tensione nell'essere vicino a realizzare qualcosa, penso, di straordinario. Quindi non deve essere un'ossessione, i ragazzi devono stare tranquilli, devono fare il loro gioco, però devono sapere che si stanno giocando una fetta importante di quest'anno e anche dell'anno prossimo, perché sono cose che restano, sono cose che fanno parlare gli addetti ai lavori, e quindi questi ragazzi se lo meritano e faremo di tutto per realizzare questo nostro piccolo sogno. Ecco i risultati della 21esima giornata: Perugia-Ascoli 2-2, Avellino-Bari 0-2, Salernitana-Benevento 0-2, Roma-Crotone 6-0, Palermo-Latina rinviata, Frosinone-Napoli 1-1, Pescara-Ternana 0-1. La classifica vede la Roma al comando con 55 punti, segue il Napoli a 42, Benevento 37, Ascoli 31, Frosinone 30, Palermo 29, Pescara 28, Ternana e Perugia 27, Bari 26, Latina 23, Avellino e Salernitana 16. Chiude la classifica il Crotone a quota 14. Nel prossimo turno si sfideranno Bari-Palermo, Benevento-Napoli, Ternana-Frosinone, Latina-Roma, Ascoli-Avellino, Crotone-Pescara e Salernitana-Perugia. Termina con il risultato di 1-1 la sfida tra le compagini Under 15 di Salernitana e Benevento. Il match è molto combattuto sin dai primi minuti e mette in mostra due squadre che lottano senza mezzi termini per conquistare i tre punti. Ad aprire le marcature sono i padroni di casa nel corso del primo tempo. Nella ripresa i giallorossi premono il piede sull'acceleratore e riescono a riequilibrare il risultato con un preciso colpo di testa di Delle Curti. È un punto positivo per il Benevento, che nella prossima giornata affronterà il Napoli all'Imbriani. Sono soddisfatto di questa prestazione in quanto è stata una grande partita, una battaglia, si affrontavano due squadre importanti, due squadre che si giocavano tanto e noi alla fine siamo usciti fuori nella ripresa, anche se il primo tempo ce la siamo giocata alla pari. Poi un episodio ha dato il vantaggio a loro e noi siamo stati bravi a dominare il secondo tempo e
meritavamo anche qualcosina in più, però un punto su un campo importante, difficile. Quando ci sono sei squadre in due punti è normale che alla fine chi avrà anche la tenuta mentale giusta fino all'ultima giornata riuscirà ad ottenere il risultato. È chiaro che noi non dobbiamo farci prendere dall'ansia di dover raggiungere un obiettivo che non è un vero e proprio obiettivo per la nostra squadra. È normale, siamo lì e daremo tutto e più di tutto per poterlo raggiungere, però secondo me serve essere se stessi e continuare questo percorso di crescita. Sta bene, è cresciuta e al di là di qualche prestazione che può essere vista negativa sotto il punto di vista del risultato, ma bisogna guardare anche il bicchiere mezzo pieno, in quanto abbiamo fatto sempre grandi prestazioni e la squadra è sempre stata in crescita. Quindi sotto questo punto di vista sono fiducioso che possiamo veramente toglierci soddisfazione. Mi aspetto una partita fatta di determinazione, fatta di fame, fatta di voglia di andare ad ottenere un risultato meritato ed importante, perché noi abbiamo peccato un po' in alcune partite dove sulla carta poteva esserci un terreno più agevole per noi, mentre in queste partite siamo sempre stati sul pezzo e pronti ad affrontare l'avversario, quindi mi aspetto un'ennesima grande prova della squadra. Ecco i risultati della 21esima giornata: Perugia-Ascoli 1-0, Avellino-Bari 0-1, Salernitana-Benevento 1-1, Roma-Crotone 3-0, Palermo-Latina rinviata, Frosinone-Napoli 2-0 e Pescara-Ternana 1-1. La classifica vede la Roma al comando con 56 punti, seguono Palermo, Salernitana, Frosinone e Napoli a 36, Benevento e Bari 34, Avellino e Perugia 25, Latina e Pescara 19, Ternana 17, Ascoli 13. Chiude la classifica il Crotone a quota 12. Nel prossimo turno si sfideranno Bari-Palermo, Benevento-Napoli, Ternana-Frosinone, Latina-Roma, Ascoli-Avellino, Crotone-Pescara e Salernitana-Perugia. Resta tutto invariato nelle prime posizioni della classifica dei bomber del settore giovanile giallorosso. Il primato è tutto di Vincenzo Dublino. L'attaccante di Acerra ha realizzato 14 reti che hanno dato una grossa mano all'Under 16 di Bovienzo, che occupa il terzo posto ed è sempre più vicina alla qualificazione alla post-season. Il secondo posto è occupato da Garofalo, attaccante dell'Under 15, che non è riuscito a sbloccarsi nel derby contro la Salernitana. Terza piazza per Mancino a quota 6, mentre a 4 troviamo Pinto, Brignola, Filogamo e Delli Calpini. Tre reti sono state realizzate da De Caro, Cavaliere, Fluvio, Pagliuca, Onda e dalle new entry di Ronza, Delle Curti e Sant'Alpia. Suo il gol più bello del weekend, con una giocata da applausi tutta da vedere. A quota due reti troviamo Crudo, Vincione, Donnarumma, Orefice, Pisano e Tansella, mentre c'è da segnalare la prima marcatura di Sanogo dell'Under 15, che è andato a segno contro la Salernitana. Giocavo con il settore giovanile del Rayo Vallecano. Per me non è stato difficile andare all'estero perché
sto facendo quello che mi piace e anche ho parecchi anni senza vivere con la mia famiglia, però sto facendo quello che mi piace, non è difficile. Un po' per il linguaggio e l'adattazione al paese, ma va bene, mi sto trovando bene qua. La più evidente è quella di lavoro con la difesa, tutti i movimenti, uscite, tutto. Per me è meglio qua. Mi trovo bene con l'aiuto che mi hanno dato i ragazzi, tutto lo staff, chi lavora con la società, mi sto trovando molto bene qua. Il campionato è stato un campionato di alti e bassi, ma ancora mancano 6 partite, possiamo fare più per fare una cosa bella. Il mister dal primo giorno è stato un ottimo mister, anche con me mi ha aiutato troppo, ho imparato molto da lui e ancora voglio imparare il più possibile per fare molto bene. Ma. Il mio calciatore preferito è Jaap Stam. Il mio sogno è diventare calciatore professionista. Mi sto trovando bene là, è un piacere anche allenare tutti i giorni con la prima squadra. Baroni è un ottimo mister, anche un esempio per me perché è stato un grande difensore centrale, è il giocatore che mi sta aiutando più, consiglio, è Walter Lopez perché anche parla la mia lingua, e anche un esempio per me, la fame, la voglia che ha di giocare, per me Lopez e anche Lucioni, vederlo allenare è un piacere. È stata una buona partita, dobbiamo continuare a fare le cose positive che abbiamo fatto, ma non dobbiamo pensare più a questa partita, dobbiamo testa per Celli e alle altre partite che mancano.